Le crespelle sono sicuramente uno dei piatti più gradevoli, più adatti per ogni festività, per ogni cena, ogni pranzo, e si adattano a un mucchio di ingredienti, a un mucchio di sapori. Vediamo bene come fare la ricetta base delle crespelle. Innanzitutto vi invito a non utilizzare lo sbattitore elettrico, cercate di farle a mano con la frusta, perché lo sbattitore elettrico incorpora un mucchio di aria e vi farà una pastella un po' schiumosa che renderà un po' troppo spesse le vostre crespelle. Poi se volete fare lo stesso con lo sbattitore fatelo pure, però io vi consiglio di farla a mano se potete. A inizio video ho messo gli ingredienti per la ricetta base e sono corretti, però le crespelle possono variare con la grandezza delle uova, con il tipo di farina, quindi guardate bene oltre a seguire la ricetta, le dosi, però come deve venire la pastella. Vedete che ho messo la farina nelle due uova e ne metto un po' alla volta finché non vedo che il composto fa un po' fatica a girare e crea come delle ragnatele, dei veli. Ecco, questo è il momento in cui bisogna aggiungere un po' alla volta il latte, al di là da quello che sono i pesi comunque. Una volta aggiunta tutta la farina che dobbiamo aggiungere, otterremo un impasto che, girandolo come vi dicevo prima, fa come delle ragnatele, dei veli, e aggiungiamo il latte. E ne aggiungiamo all'inizio un pochino, non tanto perché sennò vi fa i grumi, un pochino, eccolo lì, e servirà per ammorbidire un pochino l'impasto, così dopo potrete aggiungere il resto del latte tranquillamente senza il pericolo dei grumi. Aggiungo un pizzico di sale, della noce moscata e ci andrebbe anche un cucchiaio di olio extravergine oppure di burro fuso. Io non ce lo metto perché non mi piace mettere troppo grasso, però se volete aggiungetelo, aggiungerà un pochino di sapore e vi aiuterà anche dopo quando farete le crepe a non farle aderire alla padella. La pastella per le crespelle più è densa e più le crespelle verranno spesse, verranno più alte, quindi dovete fare la prova con un mestolo, guardate da dietro, per vedere quanto tempo ci mettono eventuali bollicini o grumetti a scendere giù dal mestolo, e le gocce che cadono al mestolo, se fanno la goccia lunga, vedete che sono delle gocce un po' lunghe e lente, vuol dire che è molto spessa, mentre invece se sono gocce piccole e più veloci è piuttosto liquida. L'impasto giusto deve essere abbastanza liquido ma non troppo, e in questo caso era un po' troppo denso e ho aggiunto ancora un goccino di latte, e questo perché probabilmente le uova erano un po' piccole e ci è andata dentro la troppa farina e un troppo spesso. Ecco, vedete adesso è un pochino più liquido. Comunque quando la pastella rimane a riposare quei 10 minuti che deve riposare, la farina si gonfia e lì si vedrà davvero se è troppo densa. Comunque è meglio più densa che piuttosto che liquida, perché ad aggiungere il latte si fa sempre in tempo. Lasciata riposare 10 minuti la mia pastella, andiamo a fare le crepe. Eccoci pronti, padella antiaderente, la nostra pastella, un piatto, una spatola, non serve altro, vabbè, un pezzettino di carta per asciugare l'olio in eccesso. Prima cosa da fare è mettere un goccino di olio d'oliva nella padella. La padella deve essere calda, ben calda, ma non troppo, non eccessivamente, deve essere calda. Si usa sempre la stessa carta, prima di ogni crepe la padella va pulita con questa carta leggermente unta, non serve mettere altro grasso o altro olio, solo la carta lì. Tre goccine, due o tre goccine per vedere com'è la pastella e com'è la temperatura della padella, per vedere se si staccano, mica che si attacchino, ma insomma non dovrebbero attaccarsi. E poi iniziamo. Con la prima crepe si fa il test pastella, giusto per vedere com'è di densità.
Quindi la mettiamo nella padella, la facciamo andare in giro. Vedete com'è lenta? Fa fatica, non va dappertutto subito, dovrebbe andare via subito dappertutto. Devo addirittura aggiungere un po', vuol dire che è un pochino troppo spessa. Mi sembra giusto farvi vedere anche le magagne, i problemi, perché se tutto è bello perfetto viene subito, vuol dire che dopo ho taroccato il video. Invece no, secondo me bisogna farli vedere le magagne, così la gente lo sa e aggiusta. Insomma, se poi le ricette non vengono non si capisce perché. Ecco qui, come vedete i lati, gli angolini si arricciano un pochino col caldo, vuol dire che è pronta da girare. La giriamo, infatti è leggermente dorata, è perfetta come cottura. Abbiamo il problema che era un po' spessa, quindi quando passiamo alla seconda crepe, prima di farla gli aggiungiamo un goccino di latte nella pastella e vedrete che andrà molto meglio. Stessa carta di prima, senza aggiungere altro olio. Pastella, che l'ho diluita appena appena un pochino, vedete come balla in giro bene adesso? Va come va in giro, è una meraviglia, è perfetta, va bene sui bordi, ecco, tiro via addirittura quella in eccesso, proprio verrà sottilissima e perfetta. Con una spatolina taglio via la sbavatura, così facciamo un lavoro bello preciso e voilà, la nostra crespella verrà fantastica. Si è arricciato il bordino, la giriamo, è dorata leggermente, così deve essere, non devono essere marroni bruciacchiate, devono essere appena appena dorate le crespelle. Un attimino anche dall'altra parte ed è pronta. E andiamo avanti, ne faccio quelle che vengono, ne vengono fuori 4 o 5. La quantità era davvero minima, la padella poi è grande, quindi vengono grandine. Eccole pronte, pronte da farcire. Ora devo scegliere che forma dargli per la farcitura. Di solito si fanno triangolari o tagliate a metà o a cannellone. Ricordatevi, se per caso volete fare quelle a fagottino chiuse con l'erba cipollina, di farle molto sottili, se no non riuscite a chiuderle. Una variante che si può fare alle crepe è aggiungere del prezzemolo tritato nella pastella in maniera che vengano tutte puntinate di verde. Così le potete anche tagliare a strisce, aggiungerle al brodo e fare un'ottima minestra. Vi invito ora ad andare sotto il titolo in descrizione a visitare tutti i riferimenti per il mio blog, i miei social e iscrivervi al canale per le prossime ricette. In descrizione troverete anche i link con tutte le attrezzature che utilizzo nei miei video, padelle comprese. Ciao a tutti e grazie per la visualizzazione.